La perizia tecnica di variante è stata approvata, segnando l'inizio di una nuova fase per la realizzazione del nuovo ospedale della Siberitide, secondo il cronoprogramma previsto. La direzione dei lavori ha confermato la completezza del progetto, il rispetto delle normative, la fattibilità delle soluzioni, la durabilità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi e la conformità della sicurezza. Si attende ora il decreto commissariale per confermare le coperture finanziarie e approvare il piano economico. Economico-finanziario, così da procedere alla consegna dei lavori. Il dato di fatto qual è? Che dall'insediamento del presidente Occhiuto abbiamo incominciato a vedere la struttura dell'ospedale unico della Sibaritide, fermo da decenni. Quindi chi oggi parla dovrebbe soprattutto far riferimento a qualche anno addietro, no? Rispetto a chi oggi è a fianco di chi governa la città di Corigliano Rossano. Flavio Stasi, sindaco uscente e pronto a ricandidarsi, parla di annunci. Che il cronoprogramma non sia rispettato è evidente perché il cantiere è fermo. Da questo punto di vista però chiaramente prendiamo con favore le parole rispetto al termine dei lavori. Chiaramente bisogna risolvere i problemi che ci sono. Negli ultimi 3 mesi avrò letto, credo, 12 o 13 annunci di questo tipo. Certo c'è stato un arresto non dovuto ad una volontà della Regione Calabria o del Presidente, ma è dovuto in particolar modo alla normativa sanitaria legata al Covid, ma soprattutto al caro prezzo dei materiali per la realizzazione dell'ospedale. Qualche dubbio insorge sulla procedura amministrativa. Io credo che il project financing sia un po' problematico da questo punto di vista, però chiaramente la Regione dell'ufficio del commissario si avvale di tecnici e di amministrativi sicuramente molto più bravi di me, ma credo che questi scogli però devono essere superati subito, anche un giorno prima delle elezioni amministrative o delle elezioni europee, per quanto mi riguarda non ho paura di questo, perché si superino veramente e non soltanto sulla carta. Oggi siamo arrivati al punto che la variante è stata approvata, si sta procedendo al riequilibrio del PEF, del piano economico finanziario. I primi di aprile ripartiranno i lavori dell'ospedale unico della Sibaritide. Sarà questo un tema che entrerà appieno nella campagna elettorale ormai iniziata. I due si contenderanno lo scranno di Palazzo di Città e non mancheranno i colpi bassi anche su questa vicenda. Thank you.